pianificano un altro attacco e mi ha chiesto di mandarti in avanscoperta. Oh, il diavolo, la milizia. Ok, ci penso io. Grazie a Dio. Informo subito Boozer. Chiudo. Ok, nuova missione. Andiamo da Copland. Sentire la missione. Apri pure, è a posto. Forza, portateli dentro. Che è successo? Un altro attacco. Redone sulla superstrada. Facciamo una squadra e inseguiamoli. Non guardare me non è un mio problema. Hanno preso Manny. Hai mandato Manny a caccia di scorte. Io coordino il campo, Dick, ma non impongo niente a nessuno. Va al diavolo, Coop! Quindi, un paio di mesi fa siamo andati a crisi di... Però aspetta un attimo. In questa missione non mi serve il fucile di... il mitragliatore pesante. Col cambio di arma. No! Porca miseria, ho fatto... Ah, ma che... Oh, merda. Meglio dare un'occhiata, Dick. Ma anche no, io direi. Ho trovato la sua moto. Provo a seguirne le tracce. Volevano fare un'imboscata sulla Santiam. Beh, me ne sono accorto. Deacon, chiudo. Immaginavo, era così ovvio. Vediamo se riesco a usare questo diversivo. Porca miseria. Preso. Ma che arrivi qualcuno?
Il mio potrebbe essere andato a fine. Ma porca. Ecco. Ma poi voglio proprio finire sulla trappola, come un deficiente. Non è che l'avevo vista, No, guarda. Oh, oh. Ti ho visto. Ok. Segui le tracce. Ok. Ciao Manny. Non ti avrei lasciato morire. Pensaci, sei l'unico che sa rimettere a posto un carburatore. Ecco, ci mancava anche questo. Ok, arretriamo lentamente, in silenzio. Non ci penso neanche di muovermi. Sì!
Gesù, Dick, ce l'hai fatta. Ah, Gesù. Via libera. Ho passato troppo tempo. Non ho mai visto niente del genere. Grazie, mister. Non ho nessuna obiezione. Forse è meglio andarcene. Che ci facevi qui in giro? Non lo so. È che non partimo in spedizione da mesi. Iniziavo a sentirmi in colpa. Volevo fare la mia parte. Capisci? Qui fuori è pieno di stronzi armati, Manny. Ma pochi sanno riparare i mezzi su cui mettono il culo. Sì, già. Me lo diceva anche Cove. Per una volta sono d'accordo con quel bastardo. Quindi come la vedi? Ne usciremo mai? Uscire da cosa? Da questo schifo in cui ci si ammazza a vicenda. Manny, hai idea di quanti detenuti ospitavano le carceri prima che scoppiasse questo casino? Solo in America, intendo. Non saprei. 2,5 milioni. Se contiamo quelli in libertà condizionata, arriviamo a circa 7 milioni. Una persona su 35, quindi, se ne sbatteva le palle della legge. E stiamo contando solo quelli che erano stati arrestati. Merda. Quindi... Non chiederti se ne usciremo. Chiediti invece perché non ce l'avamo già dentro fino al collo. Credo proprio che resterò al campo d'ora in poi. Mi sembra un'ottima idea. Puoi farcela da qui? Sì, sì. Ehi, Dick, sono in debito. Sarei morto se non fosse per te. Manny, testa bassa. Se vuoi mangiare, capito? Ne ora vattene da qui.